Avrebbe dovuto svolgersi in maniera scorrevole, ma la seduta del Consiglio della Camera di Commercio di Taranto per l'elezione del nuovo presidente dopo circa 3 anni di commissariamento è stata tutt'altro che serena. Il presidente dell'Assemblea, il consigliere anziano Domenico D'Amico, ha inaspettatamente sollevato problemi di legittimità nei confronti di 7 consiglieri appartenenti a Confindustria e Confesercenti, dubbi contenuti anche in un telegramma inviato alla Regione, di cui in pochissimi erano a conoscenza, annunciando lo slittamento dell'elezione al 28 agosto. Immediata la reazione dei consiglieri che, convocati per eleggere finalmente il presidente, hanno espresso il loro dissenso. Che il mondo dell'artigianato in maniera così strumentale tenda con così pochi seggi a ulteriormente modificare l'assetto che il sistema delle grandi associazioni si è voluto dare mi sembra una grandissima forzatura. Ancor più questa assemblea secondo me è regolarmente costituita, legittimamente, e ha l'obbligo di proseguire nella sua attività. Lei se l'aspettava questo intoppo di questa mattina? Assolutamente no, non mi aspettavo una cosa del genere, veramente indecoroso quello che si è verificato oggi, in quanto D'Amico non aveva alcuna possibilità di poter sciogliere l'assemblea. Quindi sono emersi dei problemi di legittimità, ci sarebbero 7 consiglieri illegittimi seduti qui. Voglio dire, io non uso la parola illegittima perché non sono io a decidere se sono legittimi o illegittimi, sono in possesso delle carte in cui non risultano i nominativi di questi consiglieri trasmessi da Confindustria. Se è un errore della Regione, la Regione correggerà, se non è un errore della Regione, probabilmente il Consiglio non è valido. Come mai tutta questa animosità rispetto all'elezione di Sportelli? Io credo che io ho sempre sostenuto che due cavalli avevano concorso e Sportelli avrebbe dovuto fare un passo indietro, anche perché non avremmo se fosse stato eletto la prima volta non avremmo avuto bisogno di 3 anni di commissariamento. I consiglieri hanno quindi chiesto di procedere alla votazione nel caso in cui la Regione in seguito avesse verificato delle irregolarità o mancanza di trasparenza nelle operazioni, la questione sarebbe stata risolta per vie legali. Ma D'Amico ha sciolto la seduta e ha lasciato la saletta a Manfredi. Secondo il mio punto di vista, l'amico Sportelli gli serviva se qualche altro presidente andava, no? Dice, ma poi faccio, io non ho mai fatto le designazioni. Un buon trucco troppo facile, adesso basta. Insomma. Hai visto come dice? Alla fine sono io che. Ma che stiamo a scherzare veramente su a Taranto? Alla fine sono io che non voglio fare il presidente o che ho fatto i commissari. Lui dice che il quarto commissario, fai venire pure il 5, sempre tu sì. Non è che sono stato io a non fare le designazioni, abbiate pazienza. A questo punto i consiglieri hanno deciso di eleggere un nuovo consigliere anziano e proseguire l'assemblea procedendo alla conferma di Sportelli alla guida della Camera di Commercio. Quello che è accaduto oggi sicuramente non è nella prima parte almeno una pagina bella da scrivere su questo territorio, per questo territorio. Quello che io dico oggi, ma non faccio lunghi discorsi perché ci sarà tempo e modo per parlare di programmi, che questa Camera di Commercio farà fino in fondo il suo dovere, sarà una Camera di Commercio innovativa e che si affiancherà alle istituzioni locali per creare le condizioni di contesto favorevole affinché si sviluppi finalmente l'economia di questo territorio, perché solo